All'incontro oggi organizzato qui alla cooperativa Mitilicoltori, lei ha detto che per far coesistere le attività ci vogliono delle regole precise. Sì, certo, credo sia fondamentale nel momento in cui siamo tutti d'accordo stabilire delle regole di integrazione per rendere questa attività, per valorizzarla e per ampliarla. Perché dico questo? Perché il nostro golfo ha un'unicità, nel senso che siamo unici nel panorama, io direi nazionale, nel senso che abbiamo un golfo molto stretto, con un ambiente molto 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 importante. Importante da un punto di vista naturalistico, sia da un punto di vista di terra che di mare. Abbiamo un'attività fortemente antropica, quindi un'attività industriale, eccetera. Queste cose però la scommessa è farle coesistere. Servono delle regole quindi anche interne, che vadano oltre le regole standard che ci sono sulla misurazione delle acque, ma servono degli indicatori che noi stabiliamo che debbano essere importanti per far coesistere tutte le realtà. Per cui il massimo quindi di impegno perché siano attivate nuove tecnologie, che sia attivata innovazione per raggiungere degli standard che ci facciano sentire sereni e che possono quindi dare la possibilità a tutti gli attori economici che sono presenti nel Golfo di poter lavorare con uguale dignità. E quindi anche i mitilicoltori, che sono una presenza economica, ma non solo economica, culturale e storica del nostro Golfo.